Ciao ragazzi, siamo qui per festeggiare il 40° compleanno di Francesco. Francesco? Okay. Eccolo. Buonasera. Tutto bene? Bene. Tutto bene. Ok, il microfono c'è. Senti, dopo 40 anni finalmente arrivi su Facebook. Che pensi di questa avventura? Dopo 40? Meglio tardi che mai, diciamo. No, è una cosa che volevo fare già da tantissimo tempo, però siccome ero indaffarato non avevo l'opportunità di andare su Facebook, perciò adesso okay. A fine carriera ho deciso di fare questa. Quindi c'è un altro lavoro? Questa iniziativa, almeno così seguo di più la gente. Senti, poi ci sono tantissime persone che stanno aspettando questa diretta e, sì, e quindi volevano festeggiare con te questi 40 anni. Ok. Vedo che sei vestito pure. Ho fatto da tutto punto. Pure te però. Bravissimo. Ma io sono invitato. Io pure ho invitato. Strano. Senti, la pagina è seguita già da parecchie persone. Quante? Diciamo che hai riempito 10 stadi olimpici. Siamo sui 800.000. No. So abbastanza o ne vuoi di più? C'entrano. Per come inizio va bene. Diciamo che non c'è male. Senti, speriamo che rimangano. Certo. Dopo tutti i numeri che hai fatto in campo, pure questo è un altro numero che possiamo annoverare. I numeri rimangono, no? I numeri rimangono, certo. Uno soprattutto. Ecco. Per fortuna. E poi che altro possiamo. Ah, c'è gente che scrive tutto, cioè chi piange, chi ride, chi ti invita ai matrimoni, chi ti vorrebbe sposare. Hanno postato poesie, quadri dedicati, addirittura tatuaggi, quelli ormai ci vengono a Trigoria per fare i tatuaggi. Appunto. Abbiamo visto di tutto. E quello che ti è piaciuto di più? L'hai visto qualcuno? Tatuaggio? No, in generale le poste che hanno messo, cose. Ma ho letto così in generale, perché oggi era un po'. Allenamenti doppi. Sì, allenamenti no, uno ce l'ha fatto uno oggi. Va graziato. Sì, sì. Ok. Ho fatto il compleanno mio, ci ha fatto il regalo. Ok, ok. E ci stanno tutti i commenti, arrivano da tutto il mondo ovviamente. E quelli dei VIP hai potuto guardarli, che stanno quelli dei colleghi? Sì, alcuni sì, alcuni no. Però se c'è la possibilità li guardiamo adesso. Li possiamo guardare adesso? Se non c'è niente da fare, sì. Vabbè, guardiamo adesso, vediamo un po'. Se c'è qualche video. C'è stato Messi, Bolt, Nadal, Nani. E poi quelli gente scarsa. Tutta gente scarsa, sì. Vabbè, ma su un profilo di uno scarso, chi c'è? C'è. Infradito. Bravo. E poi che altro possiamo vedere? Dove stanno i video? E chi là? Ah, vuoi, tu ricordi l'amico tuo? Questo? Amico nostro. So stay up, keep staying strong, I'll be watching, all right? Peace. Che ha detto? Ha detto che sei una leggenda. Che sei una leggenda. Da una leggenda a un'altra leggenda. E poi ci sono parecchi commenti abbastanza simpatici. Ad esempio ce n'è uno qua, Johnny Di Giovanni, che scrive: mi volevo cancellare da Facebook, però adesso che ci sei tu, luce dei miei occhi, addirittura aggiunge, mi apro pure un secondo profilo, fosse mai che mi bloccano. Si sa mai. Ecco, meglio che ce l'ho tu, hai visto mai. Poi un altro dice, quattro occhi però. Bravo, Alfonso De Leo, che scrive sempre: perché non ti fai ibernare e ricominci a giocare tra una quarantina d'anni? Così fai godere pure i pischelli nostri, oltre che noi. Tu hai goduto? Io sto ancora a godere. Quello fatto. Senti, poi c'è. Sa quante cose ci sono. Aspetta. Questo è solo l'inizio. Ti pare facile? Bravo. Hai studiato però, eh? Sì, proprio. Tra un tramezzino e l'altro. Anche perché. Allora. Ah, qua ci stanno dei commenti addirittura. Questo scrive: con chi dei calciatori del passato della Roma avresti voluto giocare? Della Roma? Queste sono quattro domande che abbiamo scelto a caso su tutti quelli che ti hanno scritto, Sul passato della Roma. Ho giocato con tutti. Ma che del passato? Che ne sai chi c'era? Capito, del passato che. Chi ci ha giocato? No, ho capito, ma. Brunetto lo lasci fuori. Mi sono allenato. Silvino Nela, questi, che ne so, uno, Falcao. Falcao Cereso pure, bravo. Poi un altro dice: capitano mio capitano, tolto lo scudetto in maglia giallorossa, solo là hai giocato, questa è la sottolinea, però lo sapevano tutti. Qual è stato il momento più emozionante per te? Della vita privata, magari, delle cose che non c'entrano niente col mondo del calcio. No, più emozionante penso la nascita dei figli, quello penso che è esposta banale. Però sul lato
lavorativo, professionale, uno l'esordio, Leo quando era? La vince lo scudetto. Il 1924. Sì. E poi alcune partite, derby, Juve, tutte queste qua. Ah, ok. Mi sto lì a approfondire. Ok, evidenziale. Saremmo troppo. Poi c'è un altro commento, Ambra Moretto, che ti chiede: e visto che amo Roma, oltre che come squadra, come città, è sogno di venirci a vivere, qual è per te il luogo di Roma che ti emoziona e ti piace più in assoluto? Tutto. Tutta Roma? Tutta Roma. Pure i posti più brutti. Pure i posti più brutti? Che non ci stanno. No, ma che ne so, uno magari, che ne che so, Colosseo, Colosseo, centro, è normale, no, Trastevere, un quartiere, i fori imperiali. Beh, che tanto però è semplice come macchina, che se scendi dalla macchina è difficile che... Il problema è pure sta macchina. E poi le domande sono finite, penso. Ce n'era un'altra, vediamo un po'. Allora, ah, eccolo qua, questa qua. Questa è Alessandra Gleason. I miei figli si domandano che cosa ti dava da mangiare la mamma. Sicuramente il tuo segreto è quello. C'è un piatto che mamma ti cucinava sempre, le polpette. I gnocchi. I gnocchi. Gnocchi, lasagne, però te allora, grassano quelle. Allora tutti i gnocchi, bambini tutti i gnocchi. Gnocchi. Però continuiamo pure noi gli gnocchi. Te. Sì, ma certo. Certo. E poi c'è una cosa in chiusura, una dedica che so che volevi fare. Sì. Ad Antonio. Antonio ha degli amici fantastici che mi hanno trasmesso sulla pagina Facebook con il loro amore per te. Oggi i miei auguri più sinceri sono per te. Ok. Ciao Antonio. Allora, abbiamo fatto gli auguri a Antonio. E... Antonio è un grande tifoso della Roma. Sì, sì, non vive a Roma però. E non vive a Roma e ci segue tantissimo. Ok. Allora, un abbraccio Antonio. E vista l'ora, penso che è ora di andare a cena. Anche perché se hanno tutti quelle scatole a sentirci. Come primo come giorno. Prima, va bene. Sì, sì, direi. Quindi sì. La prossima tra qualche giorno. Sì. Al prossimo gol. Ti do un culo, però. No, va bene. Ciao a tutti. Ciao a tutti, grazie.